per la politica estera parliamo ancora della guerra in Ucraina. L'esercito russo entra a Kharkiv. Kiev è sotto assedio. Trovato accordo per uscita dallo SWIFT. Continua la guerra in Ucraina, la capitale Kiev è sotto assedio e sotto bombardamento, ma non è l'unica città che potrebbe cadere. L'invito alla popolazione a raggiungere un rifugio rivolto nelle città di Rivne e Lutsk. Nel nord-ovest dell'Ucraina, la città che sta passando le ore più difficili è Kharkiv, l'esercito russo sta entrando ed intanto ha colpito un palazzo di 9 piani uccidendo una donna. Sarebbero 471 fonti del Cremlino i soldati ucraini arrestati. Secondo l'ONU sarebbero 64 i morti civili da quando è iniziata l'invasione russa giovedì scorso. I feriti sono oltre 240 per le Nazioni Unite, ma il bilancio potrebbe essere molto più pesante. Durante i bombardamenti su Kiev dell'esercito, punto strategico colpito è un deposito petrolifero alle porte di Kiev. Stessa situazione già descritta, con fumi tossici fuoriusciti dal sito e l'invito alla popolazione. La politica, tra dichiarazioni, minacce e congetture, continua a lavorare. Per il presidente ucraino Zelensky ci sono circa 100.000 invasori sul territorio e poi via Twitter ringrazia Papa Francesco per la solidarietà. Grazie al pontefice per la preghiera per la pace in Ucraina e al cessato il fuoco. Il popolo sente il sostegno spirituale di sua santità. Questo è il messaggio sui social network. Secondo il presidente americano Biden, l'alternativa alle sanzioni è la terza guerra mondiale, mentre per l'ex inquilino della Casa Bianca, Trump, Putin è una persona intelligente, mentre chi governa è stupido. Americano Biden, l'alternativa alle sanzioni è la terza guerra mondiale, mentre per l'ex inquilino della Casa Bianca, Trump, Putin è una persona intelligente, mentre chi governa è stupido.